Salve a tutti, oggi andiamo a vedere come rimuovere le incrostazioni sul trasparente. Segui Flavio, tutto fare, è impossibile sbagliare. Un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non restare ad impazzire, vedi come riparare. Perché è facile capire se c'è Flavio, tutto fare. Probabilmente è successo un po' a tutti che se lasciate troppo tempo su un cofano, su un tetto, specialmente sulle parti in piano delle deiezioni d'uccello, queste penetrano fino in profondità e poi sono difficili da rimuovere se non impossibili. Ora io vi faccio vedere un esempio limite di un cofano nero dove ce ne sono, diciamo, una decina sparse su tutto il cofano. E vi faccio vedere come rimuoverle con i prodotti di espertidellavernice.it. Mi sono fatto fare un kit per la lucidatura, fondamentalmente, come vedete dal camice, della vernice, nel caso in cui ci siano delle macchie che sono penetrate in profondità. La prevenzione in questo caso è sempre importante, quindi ricordatevi, se vedete delle chiazze di resina o delle incrostazioni o delle macchie di qualcosa, eliminatele immediatamente con acqua e un panno morbido, magari in microfibra, anche le deiezioni degli uccelli. A volte non succede niente, a volte magari hanno mangiato delle sostanze che effettivamente il loro corpo non dovrebbe ricevere, ma le espelle automaticamente, quindi poi queste sono acide e bucano il trasparente, che ricordatevi è sempre una miscela, diciamo, di base organica sensibile agli acidi. Ecco, l'ho messa al sole per farvi vedere queste macchie di deiezione d'uccello che si sono, diciamo, incuneate sotto il trasparente. Queste non si levano lucidandolo normalmente e quindi vi faccio vedere la procedura. Ce ne sono tantissime perché probabilmente non è stata lavata. Ve le faccio vedere anche all'ombra, forse si vede meglio. Ce ne sono tantissime, quindi toccherà farlo tutto il cofano. Queste, vedete, non si levano neanche raschiando con l'unghia. Ecco il pacco che mi sono fatto dare, dei tamponi da lucidatura shiny mate, diamantati, diciamo, con questa forma qui molto carina, duro, medio il giallo e morbido il rosso. Dei dischetti della Mirca, gli Abralon, 4000, 3000, 2000 e 1000. Vi spiego anche come usarli, all'acqua. E le due paste, queste della 3D, step 1 e step 2, per fare proprio questo tipo di lavoro, diciamo, quella più aggressiva da taglio e quella più morbida da lucidatura finale per eliminare proprio i microsegni. Andiamo a vedere come utilizzarli. Parto con una 2000. Innanzitutto considerate sempre la quantità di vernice che c'è sopra il cofano. La 1000 è effettivamente troppo grossa per iniziare su un cofano originale, mentre se cofano, qualsiasi porzione, adesso io parlo di cofano, ma fosse il tetto, fosse un parafango, è uguale. Nel caso in cui è rifatto, la 1000 si può anche utilizzare. Attenzione sui bordi, attenzione ad insistere troppo a mangiare di punta, perché adesso andremo a usare una rota orbitale, perché potete scoprire. Quindi, io ve lo dico, questo è un lavoro da professionisti. Se lo volete fare a livello di fai da te, potete provare, ma iniziate con carte blande, per esempio con una 2000 o una 3000. Questa va usata all'acqua, farò soltanto i pezzi che effettivamente hanno quelle macchie di cacca d'uccello che sono penetrate in profondità, che sono concentrate maggiormente qua e qua. Bagnate bene, non partite al massimo, piuttosto, diciamo, una velocità intermedia tipo 3 o 4. Asciugo e controllo. Sull'opaco adesso è abbastanza semplice verificare che le chiazze siano scomparse. Se ancora è presente, va in profondità e presenta degli sbiancamenti, non è il caso di insistere oltre, perché probabilmente è arrivata addirittura al fondo sottostante, che generalmente è di colore chiaro. Quindi in questo caso siamo stati fortunati, perché sono riuscito comunque a levarle, ma se vedete che non si leva, fermatevi comunque alla 2000 e non insistete oltre, come ho fatto io, diciamo, un passaggio veloce, paro. Adesso prendo una 3000 e faccio passo sugli stessi punti in cui sono passato con la 2000, però mi allargo un po'. Mangiate
levigate sempre in piano con la levigatrice, mai in questo modo. Magari vedete qualcosa, volete insistere, non mangiate mai di punta, perché innanzitutto mangia tantissimo e poi create delle avvallature che poi si vedono. Ok, non asciugo, lascio bagnato perché tanto devo fare l'ultimo passaggio con la 4000 molto velocemente e allargandomi sempre un altro po'. Tenete presente che ogni passaggio la zona di, diciamo, dove andiamo a operare si espande leggermente, almeno di 10 cm, quindi se partite da qua sicuro finite qua giù. Vi faccio vedere come risulta bello satinato dopo che abbiamo passato la 4000, diciamo quasi un semilucido. Questa è la parte dove non siamo passati, questa è la parte dove abbiamo spianato. Le chiazze non si vedono più già. Però adesso andiamo a lucidare. Quindi prendo questo tampone verde che è a cella aperta, molto duro, bello. Come sapete, penso, ho una passione proprio per i dischi in spugna, molto più di quelli in lana. Preferisco le spugne io, però poi ognuno fa come vuole. Ok, prendo lo step 1, la apro. Il bello di queste confezioni della 3D è che hanno, guardate un po', il sigillo questo di garanzia, che ci consente innanzitutto di sapere che il prodotto è stato riempito dalla fabbrica e non è stato utilizzato da nessuno. E poi è appena aperta, quindi non è evaporato nessuna sostanza all'interno, niente insomma. La metto abbondante all'inizio perché devo fare il priming del tampone, che adesso è nuovo fondamentalmente. Lo metto a 3 e lo faccio lavorare 20 secondi così, solo per spargere la pasta. Ok, vedete come si è distribuita uniformemente la pasta su tutto il tampone e adesso comincio a lucidare, quindi metto i miei 4 chicchetti di pasta e parto da qua giù. Ok, lavoro la zona per circa un minuto e poi asciugo e controllo. L'area che vado a lucidare ogni volta al settore è, diciamo, circa 6 tamponi, quindi faccio vedere 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi io luciderò, diciamo, quest'altro settore e a settore lo faccio tutto. La velocità da tenere per la lucidatura è tra 4 e 5 con la rota orbitale, che sarebbe circa 4.500-4.700 giri al minuto. Quindi qualsiasi lucidatrice utilizzate, cercate di stare intorno ai 4.500 giri. Poi vado avanti e lo faccio tutto. Ok, finito, asciugato, vado a fare l'ultimo passaggio, diciamo, con lo step 2. Il tampone lo soffiate, lo pulite in qualsiasi modo e lo rimettete dentro alla busta. Mettetelo girato, in questo modo, mettete le celle verso la parte metallizzata in modo tale che non prenda polvere e neanche la luce solare, magari, o qualche tipo di luce sulla schiuma, così ce l'avete in questo modo qua e è tranquillo e vi dura di più. Adesso io lo sgrasso con una soluzione IPA, alcol isopropilico e acqua, per abitudine fondamentalmente, eppure per togliere tutti i residui del lubrificante della pasta precedente che magari ci vanifica il lavoro della pasta successiva, anche per vedere se poi ha stuccato effettivamente. No, va bene, perfetto. Ok, adesso tampone giallo, quello intermedio, diciamo. Pasta, step 2, ne metto un po' abbondante per fare il priming. Ok, e comincio seriamente con i 4 puntini da un margine del cofano. Parto da qua. Asciugo, controllo che vada bene e lo faccio tutto. Eccola qua al sole, guardate il riflesso, sparito tutto. Anche se quindi suira, insomma, non si direbbe mai che è una macchina spianata e lucidata. È venuta veramente bene, sono bei prodotti e bei abrasivi. Ora ve la faccio vedere anche all'ombra, comunque sono spariti tutti i segni. Ecco, anche all'ombra, vedete? Spariti tutti i segni.
a come era prima. Poi magari qualche piccola ombra in qualche punto può essere rimasta, però magari è sicuramente meglio così che scendere in profondità e magari scoprire il colore. Ecco qua, lavoro finito, scusate il disabillé, ma fa 36 gradi qua dentro, sotto il capannone comunque fa caldissimo adesso. Ho provato i nuovi J3 della Mirka Yabranon e devo dire sono rimasto piacevolmente sorpreso. Non hanno nulla che invidiare ai 3M, francamente. Per il lavoro con cui l'ho utilizzato io vanno benissimo, hanno spianato, hanno lasciato una bella buccia para, avete visto, molto liscia, e ho lucidato con le paste AK500 e 520 della 3D. Sono due paste, step 1 e step 2, che funzionano benissimo. Diciamo che la step 1 con la lana e la rotativa taglia tantissimo, io l'ho usata direttamente con la rotor orbitale sulla 4000 ed è venuto perfetto, cioè non ho faticato assolutamente a togliere i segni della carta, quindi mangia bene, mangia tanto e poi già portava già molto a lucido. Con la 520 e il tampone morbido ho diciamo rifinito e tolto anche quei micro segnetti, quei micro diciamo swirl che può lasciare una pasta molto grande, anche se devo dire la verità che effettivamente microsegni ce n'erano, però era già abbastanza lucido. Diciamo che lo step 1, per chi non ha una macchina nera metallizzata o nero pastello, può andare molto bene direttamente solo quello. Lo step 2 invece, per chi ha macchine particolarmente diciamo delicate, come un blu metallizzato, un nero pastello, un blu pastello molto profondo, allora in quel caso conviene utilizzare lo step 2 e prendere anche il tampone, quello morbido o medio fondamentalmente. Tenete presente che non tutti i danni sono risolvibili in questo modo, come vi ho detto anche durante il video, se la sostanza aggressiva, che può essere la cacca d'uccello come la resina, sono scesi troppo in profondità, purtroppo non c'è nulla da fare. Quindi assicuratevi che nel vostro caso sia una profondità compresa, diciamo, nel trasparente, altrimenti dovrete per forza o fare un ritocco o riverniciare. Cioè non ci sono alternative fondamentalmente, i miracoli non esistono, però con questo modo voi potete innanzitutto migliorare la situazione. Sicuramente anche che è sceso parecchio in profondità perché è stato lasciato troppo tempo, perché era particolarmente acida o perché il trasparente magari in quel momento era morbido, sicuramente con questo sistema migliorate la situazione di tanto. E se scendete troppo, che sfondate, si dice in gergo, il trasparente e arrivate al colore sottostante, esteticamente è più brutto di prima. Non è che avete rovinato nulla, perché tanto era già rovinato, però all'occhio magari risalta di più. Quindi fate attenzione a come utilizzate gli abrasivi, mentre con le paste abrasive non c'è problema, danni non se ne fanno. Questo è tanto per chiarire, insomma, sia con la 500 che la 520 sono due paste abrasive, sì è vero che è extra mordente, ma extra mordente è inteso sempre come pasta abrasiva, non arriverà mai a un taglio di una carta abrasiva, neanche di una 8000 fondamentalmente, quindi è sempre limitatamente alla lucidatura. Questo tipo di danno senza un abrasivo voi non lo recuperate, questo che vi ho fatto vedere della cacca d'uccello che ha mangiato un po' di superficie. Tutto quello che ho utilizzato lo trovate sul sito di www.espertidellavernice.it e poi vi metto i link in descrizione magari di tutti gli articoli. Spero di esservi stato utile, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ciao, al prossimo tutorial. Un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non è stare ad impazzire, vedi come riparare, perché è facile capire se c'è Flavio tutto fare.